Potremmo organizzarci in questo modo, se siete d'accordo. Inizia il nostro livello più lontano. Anche perché diciamo, ha una gradita cultura, diciamo, internazionalista. Allora, Alessandro Maran, deputato Partito Democratico, circoscrizione Gorizia, vice capogruppo e commissione affari esteri. Gli abbiamo chiesto in maniera coerente con il nostro master di parlare un po' di comunicazione, di cultura politica, soprattutto rispetto al presente e alle prospettive che abbiamo dopo le recenti elezioni amministrative del 2013. Io direi molto informale. Puoi parlare, secondo me, se vuoi, anche per qualcuno. Se vuoi. Quindi proprio. E facciamo una cosa molto interattiva. Poi lascerei la parola a Alfonso. Facciamo un bel dibattito, spero generare. Per quanto riguarda gli allievi del master, vi tengo d'occhio. Quindi usate le modalità comunicative che avete preso, perché se qualcuno non mi riformula, mi pone le domande in maniera aggressiva, verrà sicuramente riproverato. Scherzo. Va bene, grazie. Alessandro. Intanto mi tengo in piedi e spero che ci sia anche l'opportunità di scambiare qualche idea. Perché? Perché hanno cambiato la mente, ovviamente, di interrogarci sulla cultura politica, l'orizzonte, il senso, e più delle volte ci occupiamo dell'oggi, cioè la programmazione di lungo periodo dell'edizione del giornale della mattina, il che rende tutta la nostra azione, lo spazio d'azione in un orizzonte molto ristretto e che crea più problemi di quanti poi riesca a risolvere. Vengo ad esempio, pensavo di facciamo un esempio. Pensavo ad esempio di organizzare le questioni con degli esempi. A tre esempi diversi. Il primo, che riguarda la nostra cultura politica, problemi di comunicazione e di senso, relativo alla vicenda recentissima delle elezioni amministrative. E quindi ad un punto, che è quello delle elezioni dirette. Perché? Perché si è detto, il nostro partito si è fatto nelle deliberazioni, perché ha fornito il particolare Bersani, una delle punte di diamante in questa battaglia contro il populismo e l'eccesso di personalizzazione. Però che l'uscita di scena di Berlusconi prepari la rivincita dell'antiliberismo e la riscossa postuma dei partiti resta un'illusione. Queste elezioni, se una cosa hanno dimostrato che agli elettori, più che i partiti, interessano i candidati, e delle alleanze, degli apparentamenti, della vicenda tattica che ancora, come leggete, interessa le relazioni tra i partiti, la prospettiva, la discussione interna al PD, appunto delle alleanze, degli apparentamenti non importa nulla. E molti osservatori hanno evidenziato nelle elezioni la rinnovata e ritrovata capacità di molti elettori di scegliere autonomamente, al di là delle indicazioni di partito e nonostante le indicazioni di partito. È una sorta di ritrovata indipendenza della valutazione personale. E c'è stato chi, come l'Istituto Cattaneo, ha indicato attorno al 10% la quota di elettori che si è recata a votare e ha scelto di votare soltanto il candidato. Addirittura nelle città capoluogo di regione il peso di questa valutazione riservata soltanto a questo voto personalizzato è oltre il 11%, e questa incidenza è più forte al nord che nel sud del paese, con un picco che è a me vicino. Il risultato della città di Trieste, in quel caso la PIL personale del candidato sindaco ha raggiunto il 20,4%.
questo che cos'è? Colpa del populismo e della personalizzazione estrema? No, nemmeno per idea. E semplicemente che cosa c'è? C'è l'elezione diretta del sindaco. Il quadro è che si tende a sorvolare sulla rivoluzione che è avvenuta con la prima, a mio modo di vedere, finora la più felice delle riforme che sono state introdotte in questo ventennio. Perché? Perché con il sindaco, i cittadini, che è il presidente delle regioni e delle province, i cittadini scelgono un leader e la sua maggioranza. Quindi è questo contesto istituzionale che incanala il processo e il comportamento di tutti gli attori. In questo contesto istituzionale non è così singolare che il PD di Milano vinca con il nome del candidato sindaco nel proprio simbolo, PD per Pisapia. In questo contesto istituzionale non è un caso che dappertutto, anche grazie alle primarie che contribuiscono a delinearne il profilo, il vero soggetto politico è la coalizione. Di questo addirittura la Lega ha dovuto prenderne atto, cioè del fatto che l'identità del partito si misura nella coalizione. La Lega si aspettava un successo enorme in relazione anche al profilo molto identitario di un partito addirittura leninista dal punto di vista della propria organizzazione, ma non funziona così, non ci si può alleare con un Al Capone di una Cimenza e poi pensare di poter esibire le proprie virtù. Non funziona così. Non solo, in questo contesto istituzionale i partiti politici sempre più diventano strutture di servizio che trovano senso nel momento elettorale, cioè nel connettere cittadini e istituzioni dentro una democrazia che è sempre più democrazia delle istituzioni, partecipata, competitiva, non democrazia dei partiti come abbiamo conosciuto nella Prima Repubblica. Ma potremmo continuare. In questo contesto istituzionale non è un caso che non si vinca al centro, ma che anzi la personalizzazione comporti la polarizzazione, un'accentuazione di un profilo più netto. Ecco, cioè, fatta breve, l'alleanza è coesa e credibile perché è organizzata attorno alla leadership. Inoltre, con un'elezione diretta dei sindaci e i maggiori poteri che loro esercitano, c'è anche una stabilità della carica, maggiore autorevolezza nei confronti dei partiti che lo appoggiano. Insomma, la responsabilità personale del capo di governo è diventata una caratteristica ordinaria della nostra vita politica. Questo significa che ha modificato alle radici il nostro sistema politico, ha fatto dell'esperienza presidenziale un'esperienza quotidiana di milioni di cittadini, e in qualche modo perfino affrancandola dagli interminabili dibattiti sull'ingegneria costituzionale, è quel che più conta, affrancandola dal berlusconismo, cioè quindi da un'esperienza fin troppo facilmente derivabile. È circoscritta ovviamente all'esperienza di Silvio Berlusconi. E questo al punto che si è fatto della investitura popolare diretta, o nel caso della vicenda nazionale, come se diretta, il perno attorno al quale ruota tutto il sistema. Naturalmente senza peraltro introdurre nessun serio contrappeso in grado di addomesticare il principe. Qui, se vi ricordate, no, così i giovani non vi ricordate tutti, sono passati quasi 20 anni, sono passati 18 anni da quando i cittadini hanno risposto in maniera inequivocabile alla domanda del referendum del 93. Sono i partiti o i cittadini a scegliere il governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini? Quando vedrete e leggerete delle riforme elettorali, proporzionali, l'unica cosa che conta è questa domanda. Alla fine la legge è un passo in avanti o un passo indietro, un imbroglio, se risponde in un senso o nell'altro rispetto a questa domanda. Ecco, la politica presidenziale è diventata ormai una parte integrante della nostra scena nazionale, anche perché poi, ma questo lo risparmio, il quadro delle trasformazioni degli ultimi 20 anni in sede nazionale non ha fatto altro che assegnare ai vertici dell'esecutivo italiani, all'esecutivo, alla presidenza del Consiglio e al governo,
ormai il predominio nella regia della produzione legislativa, quasi il 90% delle norme che passano in Parlamento sono di iniziativa del governo. E c'è un'altra parte restante, dovrebbe discussa, perché si tratta di leggi annuali in cui la regia del governo è decisiva. Parlo della legge comunitaria o della legge di bilancio. E, senza contare che c'è autosufficienza e espansione organizzativa nella sede di governo. Vi racconto questo perché è divertente. Una volta ho incontrato i rappresentanti dell'ambasciata americana che mi hanno segnalato il trasferimento del gruppo, del servizio che serviva l'ex Unione Sovietica con Russia dalla Farnesina alla presidenza del Consiglio, a testimoniare gli ottimi legami tra Berlusconi e Putin, che sono peraltro noti, ma a testimoniare anche una funzione diversa della presidenza del Consiglio, cosa che vale per la gran parte dei paesi europei. E ogni tanto faccio la domanda a chi è il ministro degli esteri della Gran Bretagna? Non sa nessuno. Chi è il ministro degli esteri della Germania? Perché con tutta una serie di funzioni ormai sono in capo al premier, al presidente del Consiglio, al capo del governo. Traduciamo così. Non solo, l'esecutivo è diventato il crocevia dopo la riforma del titolo quinto dei rapporti con gli enti locali, è il crocevia per quello che riguarda la formazione delle norme comunitarie dei rapporti con la comunità internazionale. Quindi, anche dal punto di vista dei poteri, questi sono cresciuti enormemente e identificano in maniera ormai esplicita, insomma, una presenza presidenziale molto rilevante. Ecco, questa non si è trasformata naturalmente in un nuovo equilibrio, ma quello che più conta che cos'è? Che la metamorfosi è già avvenuta, anche perché dappertutto la gente è diventata più autonoma e sfida le elite in tutti i paesi del mondo, specialmente in tutte le società avanzate, e le condizioni di prosperità economica hanno modificato i nostri valori. E anche adesso che siamo in un periodo di crisi relativa, rispetto alle generazioni del dopoguerra, siamo meno preoccupati della crescita economica e ciascuno di noi è più preoccupato della propria autoespressione, della qualità della vita, delle scelte individuali, insomma, tutte queste cose che ci accompagnano. E questa nuova visione del mondo ormai si accompagna a una deenfatizzazione di tutte le forme di autorità gerarchica. Questo non vale solo per quella burocratica o per i partiti, vale anche per l'autorità religiosa, no, anche perfino la Chiesa è in crisi da questo punto di vista. E si accompagna ad un'erosione di molte delle istituzioni chiave della vecchia società industriale, a cominciare dalla politica che noi abbiamo conosciuto. Oggi nessuno partecipa alla politica alla vecchia maniera, e invece di essere diretti dall'elite, tutti si impegnano in un modo o nell'altro in attività dirette a sfidare le elite, le gerarchie. Anche per questo, forse proprio per questo, l'elezione diretta crea le condizioni, dove è praticata, per mobilitare cittadini e gruppi sociali esclusi, quelli auto-esclusi dalla politica dei partiti, e anche condizioni per rompere gli equilibri conservativi interni ai partiti. Non è un caso che negli Stati Uniti la stessa presidenza Obama si presenta come uno strumento che consente a chi è fuori per trovare modo di farsi sentire rispetto a chi è dentro. E questa condizione crea i presupposti per la responsabilità politica. Ecco, il nostro problema qual è? E qui vengo alle questioni della cultura politica. È che i molti prendono atto che non è possibile tornare al passato, cioè non è possibile praticare la vecchia forma della partecipazione alla politica, ma continuano a ritenere che quella forma di partecipazione politica, quel sistema politico, quello specifico sistema politico, quell'esperienza specifica siano i migliori, e dunque cercano di avvicinarsi il più possibile a quei modelli e di salvare più elementi possibile di quell'esperienza. È la storia di questo ventennio, di riforme promesse e altrettante volte rinviate e contraddette. Perché sostanzialmente, insomma, chi in qualche maniera le proponeva o cercava di condurle, era rimasto da una visione statica e conservatrice, che adesso finisce, e vengo appunto al punto che bisogna sottolineare, per disconoscere nel dibattito anche sui giornali, immediatamente sul dopo voto, l'elezione diretta è scomparsa.
Cioè, si finisce per disconoscere, per respingere con sospetto quella forma di governo che è tra i fattori principali del successo del centro-sinistra. Noi sperimentiamo da oggi, fin dal 93, abbiamo sperimentato l'elezione diretta e gli enti locali come terreno più favorevole, anche insomma, con una certa scaramanzia, lo dico, no? Vi ricorderete, almeno dal punto di vista storico della cronaca, il 93 e il 94. Nel 93 il centro-sinistra fa capotto, poco più, e nel 94 perde l'elezione. E un anno. Non dico perché bisogna toccare, insomma, ferro, legno, insomma. Ecco, questo a dimostrazione del fatto che il centro-sinistra non ha sviluppato una cultura politica adeguata alle sfide che oggi l'assetto democratico, l'evoluzione, i tempi pongono al soggetto PD, nel nostro caso, e al soggetto coalizionale. Non è un caso che all'indomani, non si è fatto passare nemmeno una settimana, all'indomani della vittoria negli enti locali con il meccanismo di elezione diretta, la proposta a livello nazionale è stata quella di tornare alla legge proporzionale. Il che no, rende evidente meglio di tanti discorsi, uno dei nomi. Cultura politica. Vengo a un altro esempio, che è quello della politica estera. Anche qui, forse è l'esempio in cui meglio di tutti gli altri si rende evidente il permanere delle vecchie distinzioni e la fatica di elaborare una cultura politica adeguata al mondo di oggi. Il sistema bipolare si è dissolto nell'89, ma ancora oggi buona parte dei nostri atteggiamenti più naturali, tra virgolette, ovviamente condizionati tutti questi dalla parte bella, dal vecchio sentiero, si continua a fare quello che si è sempre fatto, dipendono da quella lettura. Tanto che la collocazione destra-sinistra, ancora oggi in gran parte, specialmente per le formazioni più estreme, radicali, dà rapporto di amicizia o inimicizia con gli Stati Uniti e i suoi alleati. Quindi si è l'esempio del Medio Oriente è evidente, no? Chi sta con Israele non è così di sinistra, non può essere, ma non perché ci sia una valutazione del merito della situazione, ma perché si ereditano i vecchi sistemi di alleanza. C'è un altro esempio più recente, la partecipazione dell'Italia anche all'intervento deciso dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU in Libia. Naturalmente in questo contesto, al di là delle relazioni un po' importanti che riguardano una vicenda specifica, si è sollevato di nuovo la proibizione che deriverebbe, specialmente dai gruppi di sinistra più radicali e più estremi, che deriverebbe dall'articolo 11 della Costituzione. Però qui la cosa è di nuovo singolare, perché l'articolo 11 non è, quindi il nostro intervento non è in contrasto con la Costituzione. Perché? Perché l'articolo 11 non proibisce, lo dico per capirci, qualsiasi guerra, ma soltanto le guerre di aggressione. Il primo periodo dell'articolo 11 recita che l'Italia ripudia la guerra come strumento di difesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Bene, questo è il primo comma. Ma il secondo comma, che è distinto da un punto e virgola, quindi l'articolo continua, chissà perché viene citata solo questa parte, che cosa dice? Aggiunge, si affretta ad aggiungere, che consente in condizioni di parità con altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicure la pace e la giustizia tra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a quale stato risponde. Il nostro articolo è identico a quello della Germania, non a caso i due paesi sconfitti della Coppa della Seconda Mondiale. E che cosa dice? L'Italia è impegnata a promuovere un ordine internazionale basato sulla giustizia e sulla pace. Cioè, si tratta di un pacifismo interventista, tanto che
lo strumento per realizzare questo fine è la limitazione della sovranità degli stati. Il vero elemento innovativo che consente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la costruzione di tutta l'avventura comunitaria, il percorso dell'integrazione europea che vi riparla. Quindi limitazione della sovranità è l'evoluzione di quella sovranità a organizzazioni internazionali come l'ONU, la NATO, eccetera, 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 su scala planetaria e su scala regionale l'Unione Europea. Ecco, nella convinzione molto semplice che questa sia la strada migliore per la difesa e l'affermazione del nostro interesse nazionale. Di nuovo qui c'è un problema. Come dire, coltivare e non aggiornare una cultura politica che nasce sulla contrapposizione della guerra fredda, quindi su due campi che hanno visto militare la sinistra nel campo, poi la sinistra di allora, nel campo poi sconfitto dalla, ma dico tra virgolette, terza guerra mondiale, e non aggiornare la visione alle sfide di oggi presenta per qualunque partito, ma in particolare per il centro-sinistra, la coalizione, un problema della nulla. Anche oggi che noi ci accingiamo a discutere dell'alleanza per battere Berlusconi, e del fatto che questa alleanza debba, di necessità, riportare alcuni caratteri, vado alla citazione che Napolitano ha fatto in Giolitti, e debba essere per forza affidabile, credibile e praticabile, decidere della collocazione dell'Italia nel mondo non è un elemento accessorio. La collocazione dell'Italia nel mondo nel secondo dopoguerra ha deciso e definito la forma del sistema politico italiano. Chi stava governando e chi stava lavorando. Quindi riorganizzare la visione del mondo, la nostra, insomma, vedere il mondo con altri occhi è una parte decisiva non soltanto per le prospettive del periodo democratico, ma è decisiva per chi avesse l'ambizione di proporsi come un'alternativa affidabile, credibile e praticabile. Questo vale per un partito, in particolare per un paese come il nostro. Non me la faccio lunga sulla richiesta, ma occorre considerare e tenere sempre bene in mente alcune costanti storiche. Il nostro paese ha una condizione di vulnerabilità e di insicurezza che lo contraddistingue dai giorni dell'unità, 150 anni fa. Una condizione di grande vulnerabilità verso l'esterno, anzitutto. Basta pensare a quali sono i versanti obbligati della nostra politica estera. I Balcani e la sponda sud del Mediterraneo. Noi non confiniamo con il Belgio o con la Germania. E entrambi, i Balcani e la sponda sud del Mediterraneo, sono aree che hanno un debole e molto precario assestamento. Noi abbiamo un elenco di missioni internazionali, un numero così grande, che è superiore a quello che aveva l'Italia fascista impegnata in guerra. I nostri truppe sono impegnati in 40 paesi. I Balcani sono diventati il nostro giardino di casa. Anche per considerazioni economiche, perché noi non siamo meglio degli altri paesi, siamo contro. E quindi quando abbiamo esigenze, alludo ad esempio alle esigenze energetiche, ci comportiamo con la stessa determinazione. Per cui nei Balcani faremo tutto quello che non si può fare in Italia, quando anche il referendum dovesse svolgersi come noi aspettiamo con un successo dei sì. E abbiamo il controllo del sistema bancario croato, militarmente controlliamo il Montenegro, controlliamo la Serbia, il rapporto tra la FIA e la Zastava non è semplicemente delegato al buon cuore di Marchionne. In tutte le nostre missioni internazionali, guarda caso ogni giorno dare un occhio alla mappa, le nostre truppe sono posizionate dove ci sono pipelines, condutture in progetto o in costruzione. Quindi ci comportiamo molto. Dopodiché abbiamo un problema che deriva appunto dal debole assestamento di queste aree, ma anche un problema grandissimo che deriva dal riemergere di debolezze politiche e istituzionali nel versante interno. Nessun paese è in grado di avere una proiezione internazionale come lo comanda
se continua a coltivare debolezze statuali e debolezze del proprio sistema politico. Tutte queste hanno condizionato ovviamente la credibilità della nostra politica estera, che non è un accidente, è il modo con cui cerchiamo appunto di trovare il nostro spazio nel mondo. È un'altra costante, che è l'elemento attraverso il quale si è cercato di rispondere alla vulnerabilità e all'insicurezza, è l'ancoraggio ad alleanze bilaterali o multilaterali, cioè sistemi di alleanze in grado di colmare il deficit di sicurezza internazionale, ma anche, ed è il caso di tutti gli altri, tutto la guerra, in particolare degli anni 60-70, colmare il deficit di sicurezza interno al nostro paese. Il che ha dei vantaggi: noi abbiamo realizzato degli obiettivi che non avremmo potuto ottenere da soli, a cominciare dal processo di unificazione del paese, che senza l'aiuto delle potenze, di altre potenze estere, Francia e Inghilterra, non avremmo raggiunto, e naturalmente alle volte ha dei costi. Noi siamo costretti ad assumere impegni a volte sproporzionati rispetto alle nostre risorse politiche, economiche e militari. E il vero problema che noi abbiamo di fronte, o il problema storico del paese, è che siamo di fronte all'ulteriore, già segnalato negli anni passati, ma indebolimento dell'opzione multilaterale, perché su quella che è l'architrave della scelta multilaterale dell'Italia, l'Europa, l'Unione Europea, sta pesando ormai una crisi di coesione preoccupante che continua a limitare le nostre stesse prospettive di crescita e di assestamento. Non solo, pone enormi problemi di adattamento, in particolare ad un paese come il nostro, che di quella scelta, cioè di quell'opzione multilaterale, aveva fatto l'architrave della propria politica estera all'indomani della sconfitta. Cioè, dopo la sconfitta del fascismo, noi abbiamo puntato tutte le nostre possibilità sul fatto, sembra quasi un vecchio slogan del movimento operaio, di ottenere assieme ad altri più di quanto si possa potessimo ottenere da soli. Ecco, anche in questo caso un riorientamento della cultura politica delle vecchie tradizioni da cui proviene la sinistra e il centro-sinistra è decisivo, perché non si può continuare ad alimentare la discussione su questioni rilevantissime di politica estera nei termini con cui si discute ogni giorno sui giornali e in Parlamento. Ricordate, peraltro non ha pagato, la campagna orchestrata dalla Lega Nord e da alcuni settori anche del cattolicesimo politico, no? Quasi che la battaglia per la pace potesse essere interpretata con quegli strumenti e con quegli occhiali interpretativi. Dopodiché per la Lega la questione si è risolta subito. La Lega non cercava la pace, voleva essere lasciata in pace, che è tutta un'altra questione, ma anche questo dovrebbe, ecco, rendere evidente l'opportunità che la discussione appunto sulla cultura politica sia una questione presente. E dico ancora una cosa, cerco di appunto non farla lunga, una questione un po' più generale che riguarda la trasformazione del PD, ma anche i problemi che ancora incontra. E ovviamente mi concentro sul PD perché è stato lo sforzo più recente di unificazione. Se vi ricordate, uno degli argomenti che venivano usati per giustificare l'evoluzione dell'Ulivo in questo nuovo soggetto unico dei riformisti unificati, dei riformisti unitari, anzi la parola giusta che si usava era unitario, era che noi avevamo bisogno di questo soggetto politico per rimarginare e archiviare le ferite prodotte nel campo riformatore dalle ideologie del Novecento. Ma se così la domanda doveva sorgere immediata, ma si parla davvero della socialdemocrazia? Cioè si parla dell'antagonista storico del comunismo? Quando si diceva che si volevano rimarginare quelle ferite, si stava parlando di, posso fare un elenco, di Willy Heitler, di Anthony Crossland, di Kalman, di Paolo Pogo? Si parlava della Family Society? No, si parlava della, anzi si alludeva al PC e alla identificazione, o meglio, quasi identificazione tra la sinistra e il comunismo che c'è stata in Italia, non nel secondo. Ecco,
ma se è questo che si voleva dire, allora bisognava anche aggiungere che la socialdemocrazia non c'era nulla, era un altro paio di maniche. E quindi il, diciamo, perdere tutte le ragioni che io continuo a ritenere ancora attuali, che hanno condotto al processo di costruzione del PD, il fatto che le differenze ideali e culturali che giustificavano la separatezza di quei partiti non avevano più senso, non avevano avuto in passato, ma dopo di che l'hanno perso di strada, che nessuna delle tradizioni del riformismo italiano poteva considerarsi autosufficiente per fare che cosa? Per dar vita ad un soggetto politico che potesse avere la funzione, non l'identità politica, ma la funzione che gli altri paesi europei, gli altri grandi paesi europei avevano, i socialisti, i comunisti, i socialdemocratici, progressisti. E soprattutto perché le riforme in Italia bisognerebbe farle sul serio, per aggredire le componenti fondamentali della crisi italiana. E per fare delle riforme però bisogna avere la forza necessaria, bisogna mettere insieme i riformisti, quelli che le riforme vorrebbero fare. Ecco, tutto questo rimane intatto, però è evidente che il problema non è tanto quello, non è mai stato tanto quello di definire le forme organizzative, cioè le forme di organizzazione politica per questa nuova realtà del centro-sinistra, ma il problema è sempre stato, e lo è ancora, quello di identificare il modello di cultura politica dal quale il nuovo soggetto dovrebbe trarre ispirazione. E anche qui vi faccio un esempio, sono divertente. A me è capitato l'ultima volta che mi è capitato di partecipare al Party Time dell'SPÖ a Clarence. Il congresso si è aperto con le banderine. Banderine. Eravamo in un posto che sembrava un arco, un tavolino tondo. Era il congresso. Si è aperto con le banderine e hanno proiettato un filmato sulla vita del candidato alla presidenza dell'Ender, Peter Randolfi, si chiama, che sembrava, anche qua fuori, forse lo ricordate tutti, quel fotoromanzo che Berlusconi ci ha ricapitato a casa nel 2001 con le foto di famiglia, uguale. E si è concluso con Gusenbauer, che poi è diventato anche il presidente della Repubblica austriaca, che ballava su questa scena. Ma potrei continuare. Quando sono stato a Brighton, il Labour ha introdotto il congresso del congresso Brighton, di Manchester, c'è ancora Brown, con Brown, Gordon Brown, che leggeva i salmi. È iniziato con una preghiera. E naturalmente è un dato storico la vicinanza tra la Chiesa protestante e il Partito Comunista, è storico, il che poi non impedisce loro di garantire la più rigorosa laicità delle istituzioni. Non si sentono neanche in bisogno di cambiare l'inno, sono ancora internazionale. Noi ormai l'ultima volta ci eravamo ridotti alla sigla di Friends e al cielo sempre più blu di Gaetano, da l'idea ecco, ho detto questo per dire una cosa: non c'è modo di trovare nella socialdemocrazia dei partiti progressisti europei qualcosa che assomigli al vecchio PC, ma neanche alla vecchia democrazia cristiana, alle culture da cui in un modo o nell'altro proviene la nostra esperienza. Perché quella, ed è questo il problema, in tutti i paesi europei c'è la sinistra. Il problema è che nata la sinistra. E se noi non diciamo a chiare lettere, noi, amico, la responsabilità più grande del gruppo dirigente ovviamente, e se non diciamo le lettere, ci sarà sempre qualcuno che finirà per parlare delle ferite prodotte nel campo riformatore dall'ideologia del Novecento, alludendo a una vicenda che è la vicenda di casa nostra, a una vicenda tutto sommato nell'esperienza politica europea e del Novecento, una vicenda marginale. Io so che molti dei vecchi militanti si sentiranno offesi se, e questo lo dico perché le sale del gruppo sono intitolate di due protagonisti, se oggi dovessimo dire che la figura di Enrico Berlinguer o la figura di Aldo Moro, ad entrambi i
gruppo parlamentare del PD ha titolato dove sale, ignoto. Sono figure marginali nella vicenda europea che non dicono nulla oltre le Alpi. E adesso non voglio esagerare in cattiveria, però questo ci consente di dire, e deve in qualche maniera spingerci, specialmente quando abbiamo pensato che la transizione italiana si potesse ispirare ad una slogan, no, all'idea di fare come in Europa. Questa era l'idea. Non a caso nasceva da una vicenda politica che nel 21, quando aveva rotto l'unità a sinistra, si era ispirata all'idea di fare come in Russia. Scissione avviene su questo slogan. La vicenda, però, la vicenda italiana si sviluppa attorno a questo asse. Il crollo dell'esperienza di governo, dei partiti di governo, la DC che segue una parte, il crollo con 89 del PC, ci conducono tutti alla, insomma, all'idea, alla possibilità di fare come a nord di Alpi, fare come in Europa. Però questo ci dovrebbe, era motivarci allora, ma sempre più, chiederci che cosa è la sinistra oggi in Europa, che cosa è quella. Pensiamo davvero che sia un'ortodossia? Pensiamo davvero che si definisca, cercando di circoscrivere soltanto quello che proviene dal movimento operaio socialista? Non è così. In Europa non è così dagli anni 50. Molto prima, ma non la faccio bene. Socialismo, liberalismo e personalismo cristiano hanno cominciato a convergere nella costruzione di una politica dello sviluppo e dell'inclusione da quegli anni, cercando di mescolare quelle tradizioni. È riuscito a Mitterrand nel 71 e Pinet di intrecciare questi vari filoni in maniera varia, perché sono variamente intrecciati nei partiti della sinistra europea. È riuscito con cambiamenti all'SPD, insomma, è riuscito a tanti, tanto che il problema che veniva posto, vi ricordate, nel momento della trasformazione, se dovessimo diventare keynesiani o socialdemocratici, è un problema largamente mal posto, tanto che verrebbe nell'esperienza attuale da chiedersi davvero se ci siano delle differenze tra gli altri nella completa esperienza europea, e anche perché se il fine ultimo non esiste più, il terreno comune sta nei valori comuni e sono largamente comuni alle esperienze del liberalismo americano a quelle del socialismo come fenomeno europeo. E, addirittura, se date un'occhiata al l'ultimo più recente programma della SPD, il termine che più ricorre in un partito che comunque, come tutti i partiti della sinistra, grosso modo mantiene e fa dell'elemento uguaglianza, l'elemento di distinzione rispetto alle altre ideologie, il termine che più ricorre, uno dei valori più enfatizzati, è quello dell'autorealizzazione. Definito nel programma di quello che forse è più tradizionale dei partiti socialdemocratici europei. Al punto che proprio l'attaccamento di quei socialisti a uno dei forse all'unica realizzazione che ha resistito alla prova del tempo e dell'esperienza e che ha caratterizzato la vicenda dell'ultimo secolo, il welfare state, ecco, l'attaccamento a questa realizzazione ha comunque due importantissimi obiettivi esplicitati nel loro programma. Il welfare è costruito sulla disponibilità dello Stato sociale più forte a condividere i vantaggi con quello più debole, senza modificare in peggio le proprie condizioni di vita, e questo per sottolineare il fatto, vecchia storia, che l'austerità non appartiene al way of life socialista, non esiste. In questo intendo dire non appartiene al modo di vivere della sinistra europea, il pauperismo, l'austerità, e valori che vengono enfatizzati nel nostro caso dalla tradizione cattolica. E soprattutto il compito dello Stato è quello di costruire e di costituire una guida per l'iniziativa degli individui e non di liberare individui o gruppi dalle loro responsabilità.
Soltanto questi due commentini danno l'idea della portata, della correzione necessaria, sarebbe necessaria in termini di cultura politica. Qui c'è, lo dico in maniera anche autocritica, quindi uno dei problemi più grossi che è stato sia oggi, ma è stato uno dei problemi più grossi anche nelle esperienze precedenti di SDS, esperienza della Margherita, eccetera, eccetera. Nonostante lo slogan della rivoluzione liberale sia stato utilizzato a piene mani nella fase della transizione dal vecchio sistema a quello nuovo, quando in fondo il programma si presentava come un programma molto ambizioso, discontinuo rispetto a quanto era accaduto nel passato, in realtà quella vicenda ha messo in luce l'incapacità del centro-sinistra di tradurre quelle ambizioni in realtà, cioè l'incapacità di promuovere un'aperta battaglia culturale all'interno del proprio mondo di riferimento, in difesa di quelle idee che allora il centro-sinistra aveva annunciato come l'orizzonte della propria azione politica. Si era detto appunto, si era indicato un obiettivo, una società liberale, poi la battaglia, il litigio, mi spiego una battuta che si capisce meglio, e si è preferito non litigare con la CGIL, con i sindacati, con le tante corporazioni che costituiscono la struttura importante del nostro, della liquidità del nostro paese. E questo non per semplice fabbrica, non è solo un problema di vigliaccheria, ma perché bisognava crederci davvero, e quelle idee non erano, questa è la mia versione dei fatti, non erano nelle corde profonde di quel gruppo dirigente. In fondo non c'è mai stata una competizione coraggiosa, ma anche sincera, con la vecchia sinistra. Alla fine hanno prevalso tutti i limiti di una cultura politica, quella grosso modo tardo-berlingueriana, tutta costruita e incardinata sull'orizzonte della diversità. Voi siete giovani, ma questo era l'elemento e l'orizzonte che definiva l'identità. E soprattutto su una rappresentazione unitaria e compattamente unitaria e indivisibile della propria identità e del proprio elettorato. Cioè l'idea dell'unità a sinistra è una cosa che non sfiora nemmeno da lontano un socialdemocratico tedesco, tanto che io ricordo la ghiacciante per noi dichiarazione di Schröder, quando preferisce andarsene anziché stringere l'alleanza con gli ex partai, e la definizione molto tranciante: non saremo, non sarò così irresponsabile da riportare i comunisti nei palazzi del potere. Immaginate una reazione del genere fatta nel nostro paese, per dire tanto per l'idea della distinzione. Ecco, tanto che il rischio è che tutto il gruppo di gente, i maggiori protagonisti, fossero in fondo esponenti e tutti figli legittimi di un modo di vedere le cose per cui ogni rischio di frattura culturale era percepito come un dramma, come l'annuncio di un dramma. Tanto che alla fine, ed è questo uno dei criticamente uno delle difficoltà che noi abbiamo allora registrato, che perdurano oggi, l'idea che in fondo bisognasse prima risolvere il problema della guida del partito e successivamente della guida del paese, e solo successivamente l'effetto carismatico di quella guida avrebbe trascinato il partito su nuove coordinate di cultura politica. Quindi l'idea è che, siccome la battaglia non possiamo farla prima, la faremo dopo, quando avremo assestato la guida del partito, la guida del governo del paese, e dopo avremo trascinato i nostri militanti e riluttanti su nuove posizioni, nuove coordinate di cultura politica. Badate, questa strategia ha, a mio modo di vedere, il grave torto di implicare un giudizio di non riformabilità della sinistra italiana.
Cioè, pensare questo significa dire che la battaglia all'interno del partito, della sinistra, del centro-sinistra, sarebbe stata una battaglia persa. E soprattutto poi l'idea di indicare una specie di bypass con cui superare tutti gli snodi più problematici del passaggio storico. Quindi alla fine, seppure perfino al PDS c'è stata subito un'accelerazione dei rapporti con i partiti socialisti europei, con l'Europa, questo è avvenuto poi anche nella Madre di Vita, tutto è cambiato, l'elaborazione di una vera e propria cultura politica adeguata a quel confronto in realtà è mancata e si è mossa comunque con grande ritardo, tanto che si è cercato di superare l'impasse teorica e culturale e di bypassare la resistenza al cambiamento con l'indicazione dell'Ulivo come la nostra Baden-Württemberg, quindi come luogo di incontro di tradizioni politiche, di diverse tradizioni, quindi economiste, socialiste, cattoliche, liberali. Ecco, naturalmente qui c'è stato un grande rischio che è continuato nel tempo. Il rischio qual è? Qual è stato? Il rischio è stato quello di prendere il cielo per la terra e di confondere l'Ulivo con un sogno a lungo coltivato che era quello dell'incontro tra cattolici e comunisti, come se si dovesse analizzare tardivamente quel compromesso storico che sembra iscritto nel DNA della Repubblica, al punto che la rivendicazione dell'eccezionalità italiana, della specificità italiana è diventata il tratto distintivo. Naturalmente anche, quindi non solo una manifestazione di provincialismo, ma conteneva all'interno quella prospettiva dell'incontro due problemi, cioè i limiti di quella visione. Anzitutto la tendenza a risolvere e a rinchiudere l'intera società nel sistema dei partiti, quasi che l'incontro tra quelle forze dovesse in qualche maniera sostituire e evitare, bastare da sé a sostituire l'incontro tra le componenti della società italiana, e l'altra, quindi ricondurre come sempre la democrazia alla democrazia dei partiti. E l'altro elemento complicato, che è quello di privilegiare gli equilibri politici e quindi le alleanze sul programma vero e proprio, cioè sulle priorità di scegliere, sulle cose da fare. Questione che, come vedete, ci fa seguita, perché se sono così importanti le alleanze, va da sé che le cose da fare non lo si, insomma, si cercherà poi di metterci una pezza. Il tutto naturalmente introduce anche un altro elemento. Tutti questi fattori di ritardo hanno molto a che vedere anche con l'eccesso di continuità del centro dirigente. Ma se si pensa ad un incontro fatto da una sorta di federazione di comunità, era evidente che i leader, i rappresentanti di quelle diverse comunità poco permeabili, mantenessero un ruolo enorme anche nelle fasi di transizione, di accompagnamento, di trasformazione delle vecchie organizzazioni, perché in nome di tradizioni, simboli e bandiere si perpetua naturalmente lo stesso ciclo di genere. Di per sé niente di grave se per questa via inevitabilmente non si perpetuasse anche una carenza molto vistosa nel campo della cultura della socialista, nel campo della cultura politica. Le cose ovviamente vanno insieme. E perché si possa realizzare quel passo avanti, quella stessa costruzione di un partito che abbia queste ambizioni, l'ambizione di rappresentare appunto il centro-sinistra, riformista, eccetera, eccetera, è inevitabile che si faccia strada una cultura del primato dell'individuo, delle libertà, della cittadinanza, del programma, e di un programma fondamentalmente liberale, nel senso che questi sono materiali che nel nostro paese scarseggiano da sempre, ma sono gli elementi che hanno variamente gravati, e poi non c'è una ricetta che vale per tutti quanti, contribuito a rinnovare la cultura
socialista, la cultura dei partiti progressisti, non soltanto in Europa, ma in tutti i paesi dell'Ocse, tanto per fare un riferimento dagli Stati Uniti alla, all'Australia. Ecco, per capirci meglio, faccio solo un esempio, e dopo un altro, continuare la discussione, il welfare italiano. Faccio un esempio perché spiega meglio da tante discussioni teoriche che cosa stiamo facendo. Ecco, in Italia non c'è la casa, non esiste. In Italia più propriamente c'è una struttura di protezione sociale che qualche tempo fa chiamavamo Stato assistenziale, per distinguerlo dalle altre esperienze europee. Perché? Perché distingueva l'originale versione democristiana dai progetti elaborati dalle socialdemocrazie europee. Naturalmente poi per esterofilia, perché i giornali hanno cominciato a chiamarlo welfare, ci siamo accorgiati. Ma non esiste perché? Perché il nostro modello è fondato sulla cultura del mutuo soccorso, sull'esperienza sindacale, sull'esperienza delle mutue, che solidarismo cattolico, che piano piano ha trasferito proprio il peso sulle spalle dello Stato. Ma il soggetto di questa assistenza non è il singolo, non è l'individuo, come avviene tanto per capirci in Inghilterra. Il soggetto di questa assistenza è l'appartenenza ad un gruppo sociale, ad una città, ad una corporazione, ad un'associazione. Il sistema italiano non è fondato sull'individuo, è formato sulla famiglia, E le rimesse dello Stato, principalmente sotto forma di pensioni, vengono poi distribuiti all'interno del contenuto di famiglia. Tanto per capirci, dopo 16 anni in carcere, quindi dopo 16 anni di governo di quella cattiva, in Inghilterra e in Gran Bretagna il sostegno ai giovani cerca di lavoro, la cura degli anziani, di malattimento, dei bambini è compito dello Stato. In Italia è prima ed oggi compito della famiglia. Ora, che non si possa andare avanti in questa maniera, ce lo dicono tutti gli studiosi, tutti gli osservatori. Perché? Perché le famiglie diventano sempre più piccole, perché la società post-industriale non significa che non c'è più la manifattura, significa che cambiano alcuni caratteri. Abbiamo una aspettativa di vita molto lunga, si divorzia con tassi di divorzio californiani, c'è disoccupazione giovanile più alta, insomma, tutte queste cose qua, e la riduzione della dimensione della famiglia rende il luogo di distribuzione, distribuzione interna, molto più e sempre più marginale. Perché la ridistribuzione interna della famiglia è sempre più difficile a causa del fatto che aumenta anche la disoccupazione degli adulti. Perché la famiglia usata come ammortizzatore sociale ha dei costi di funzionamento molto alti, ad esempio presuppone la condivisione dell'abitazione, il che significa una mobilità nel nostro paese molto bassa, uno degli elementi della riorganizzazione del sistema produttivo, e perché implica ad esempio il grandissimo costo della mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 20 punti in meno della Germania. Quindi, perché si deve una sorta di funzione di cura nei confronti degli anziani, dei bambini a casa del mandamento, tanto per dirlo in maniera insomma, comprensibile. Perché le risorse che lasciamo vivere le prestazioni pensionistiche indirizzate verso il sostegno, come ampiamente documentato, non contribuiscono a ridurre le disuguaglianze, sono legate male. C'è un dato agghiacciante e per effetto della ingiustizia prodotta dal mercato, il nostro paese è tra gli ultimi posti tra i paesi europei, quindi la vecchia Europa, quelli ricchi, cioè uno dei paesi più ingiusti, arriva al decimo posto, quando il mercato è lasciato da solo, quando interviene lo Stato per cercare di correggere, precipitiamo al 14° posto. Cioè l'intervento dello Stato peggiora le condizioni di partenza, il che dà l'idea di quanto siano distorti gli istituti della protezione. Ecco, insomma, tutte queste cose qua ci fanno dire una cosa molto semplice, che noi non possiamo andare avanti così. Abbiamo bisogno di elaborare una cultura che sia adeguata e se il nostro welfare state produce queste distorsioni, questo deriva certo dalla natura familistica di quello che è stato costruito, ma deriva anche da un fatto molto semplice, molto documentato. Cioè,
deriva anche dal modo assai incerto con cui la sinistra ha coltivato il proprio rapporto con il progresso europeo. Per tutti i meriti che si possono dare al PC per aver condotto in binari costituzionali, insomma, una sinistra italiana sempre massimalista, per quanti meriti si possono dare al PSI per aver consentito comunque luoghi di dibattito lontani dal comunismo, ma entrambi sono rimasti troppo estranei alla cultura riformista. Quindi il problema di cultura politica si pone continuamente, e adesso che noi abbiamo deciso appunto di fare l'Europa e abbiamo deciso di scommettere sulla possibilità di cambiare il paese cercando di adattarlo a quello che fanno gli altri, cercando di integrarsi, cercando di copiare, di adattare quelle esperienze, noi dobbiamo scommettere sul fatto che la cultura politica della sinistra subisca una accelerazione. Io qui ho indicato, forse è stata troppo lunga, una serie di questioni che forse possono contribuire a rendere evidente quanto sia importante anche nella fase di governo, nella fase della rappresentanza politica, che il dibattito sull'aggiornamento della struttura politica continui e sia sempre più centrale nello sforzo che dovrà fare il PD per cercare non solamente di vincere le elezioni e di cacciare Berlusconi, ma poi di compiere attraverso lo sforzo di governo quello sforzo di adattamento e quella svolta di cui il paese ha sempre più bisogno.